sta arrivando l'eco bonus del 100%, del 110, del 90, non si capisce bene. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che posso trasformare la mia casa in 100% elettrica gratuitamente? Significa che posso mandare finalmente disdetta al fornitore del gas, spegnere la caldaia per sempre con una pompa di calore e tutto questo gratis? Ni. Beh, lo vedremo oggi allora in questo video. Siamo il 10 maggio 2020 e dappertutto, sul web, sui giornali, sui telegiornali si parla di questo eco bonus al 100%, al 110%. Peccato che sono però tutte voci senza alcuna notizia ufficiale, non è uscito ancora nessun decreto in gazzetta ufficiale. Colgo però tanto l'occasione per fare gli auguri a tutte le mamme del mondo, infatti oggi il 10 maggio è la festa della mamma. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri alla mia mamma e anche alla mamma dei miei pupi. Come dicevo, non c'è ancora nulla di ufficiale, quindi è inutile fare supposizioni, fare prognostici, se ancora non abbiamo un decreto ufficiale su cui basarci. Le chiacchiere da bar le facciamo fare ai giornalisti, che si divertono a fare rumors, a fare caos e a far parlare la gente. Però col video di oggi voglio comunque darti dei punti di riflessione, in modo che anche tu sia pronto nel momento in cui uscirà veramente qualcosa di ufficiale. Intanto come funziona l'eco bonus? Beh, ad oggi 10 maggio 2020 abbiamo il 50 e il 65%. Facciamola più semplice sul 50%, quindi se faccio un investimento da 20.000 euro e porto in detrazione al 50%, significa che metà dell'investimento mi torna indietro in 10 anni. Significa che l'impianto, anziché 20.000, mi costerà 10.000 euro. Certo, dovrò aspettare 10 anni affinché gli altri 10.000 euro mi tornino indietro con 10 rate annuali. Le voci che stanno girando in questi giorni invece dicono che si potrà avere l'eco bonus al 100%. Significa che se tu fai un investimento da 20.000 euro, in 10 anni torneranno indietro 20.000 euro. Quindi il tuo impianto è gratuito. Alcune chiacchiere dicono addirittura che anziché 10 anni sarà in 5 anni, però come ti dicevo, senza nulla in gazzetta ufficiale è impossibile fare ipotesi. Esiste poi la cessione del credito che viene tanto nominata in questi giorni. Cos'è la cessione del credito? Se torniamo indietro all'esempio di prima, del 50%, significa che anziché aspettare tu questo 50% in 10 anni, lo aspetta qualcun altro. Ovvio che tutto questo ha un costo, perché? Perché il denaro costa. Se qualcuno ti presta dei soldi per 5, per 10 anni, ovviamente vorrà gli interessi. Ecco, di tutto questo però non entriamo troppo nel dettaglio, finché non abbiamo i numeri sotto mano. Proiettiamoci allora in un futuro prossimo. Ipotizziamo che ci sarà l'eco bonus del 100%. Questo ti permette di avere un impianto professionale allo stesso costo di un impianto commerciale, cioè costruito con prodotti magari che trovi su eBay. Perché? Perché tutta la spesa che farai ti torna indietro. Il vantaggio enorme è anche quello di avere una garanzia di risultato. Infatti chi non vorrebbe il prodotto top, no? È che in molti casi non possiamo permetterci il prodotto top, ma con l'eco bonus del 100% costerà tanto quanto un prodotto di prima fascia. Attento però, perché tutto questo nasconde delle insidie. Infatti potrebbero venderti degli impianti scadenti a prezzi elevatissimi, perché tanto alla fine sono gratis. C'è un grosso problema però dietro, che le bollette le pagherai comunque tu. Anche se l'impianto è gratis, poi le bollette arrivano a te e ti arriveranno per i prossimi 10, 15, 20 anni. Oltre a considerare il fatto che se la pompa di calore è scadente e non riuscirà a riscaldare in pieno inverno la tua casa, tu sarai costretto a rimettere mano al tuo portafoglio e questa volta non sarà più gratis. Giusto per farti un esempio, è come se al supermercato domani regalassero delle stufette elettriche. Ok, ogni famiglia ha diritto a 4 stufette elettriche. Tu te le porti a casa perché sono gratis, però la prima bolletta ti verrà da piangere. Poi fai anche molta attenzione a tutti quei consulenti che verranno a casa tua a proporti sistemi in pompa di calore perché sono gratis. Assicurati che quel consulente che ti fa una proposta sarà lo stesso che ti farà anche la fattura dell'impianto, in modo che si assuma la responsabilità di quello che ti sta proponendo. Infatti è troppo facile fare delle previsioni, fare delle stime, sì, installa questo impianto perché risparmierai X, e poi questa persona non si assumerà nessuna responsabilità perché non sarà lei a installarti quell'impianto.
Quindi mi raccomando anche a questa cosa. Un altro punto da tenere in considerazione è il tempo. Si parla che l'aumento dell'ecobonus sarà fino alla fine del 2021. Sono ovviamente tutte voci, senza alcun fondamento. Però attenzione, siamo in Italia. È già successo che nel corso del tempo poi ritirano tutto quello che hanno detto. Quindi il mio consiglio è che se hai in mente di togliere la caldaia del gas e trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto, quindi senza fare lavori di demolizione, prenditi per tempo e inizia da subito a farla analizzare, in modo da essere pronto appena il decreto esce in Gazzetta Ufficiale. E poi ultima, ma non per ultima, è la questione sui requisiti tecnici. Infatti anche se l'impianto ce l'avrai gratis, il tuo edificio, la tua casa deve comunque avere dei requisiti tecnici per poter funzionare con una pompa di calore e quindi poterti scaldare senza l'utilizzo del gas. Se hai una casa a radiatori, bisogna verificare i radiatori, se riescono a riscaldare casa anche a 55-60 gradi. Se hai un impianto a pavimento, bisogna fare un corretto dimensionamento. Insomma, tante piccole cose. Quindi il mio consiglio è di prenderti per tempo e iniziare a far da subito una preanalisi, in modo da capire se la tua casa può essere trasformata in un edificio 100% elettrico, in modo da trovarti pronto nel momento in cui uscirà un eco bonus che sicuramente sarà migliore di quello attuale. Quindi se anche tu vuoi fare questo primo passo, vai nella descrizione del video dove troverai un link per iniziare a fare il tuo percorso verso la tua casa 100% elettrica.